Musumeci invita i siciliani a continuare a vaccinarsi con l'augurio che si possa uscire presto dalla pandemia. L'ASP di Palermo ha attivato alla Casa del Sole di via Roccazzo a Palermo e a Partinico lo screening di massa per il coronavirus in modalità drive-in. La Regione chiude l'anno senza un bilancio, l'aula si risolve in pochi minuti, impossibile incardinare il DDL sull'esercizio provvisorio, l'attacco delle opposizioni. Un capodanno all'insegna della sobrietà, considerato l'altissimo numero di positivi, il nuovo anno sarà salutato tra le mura domestiche e in numero ristretto. Parte a gennaio al Cineteatro Colosseum la rassegna Comici dalle gare 2022, 5 spettacoli di cabaret con artisti provenienti da celebri programmi TV. Benvenuti alla prima edizione del TG Media News di sabato 1 gennaio. Abbiamo sentito i titoli. Il presidente della regione Nello Musumeci invita i siciliani a continuare a vaccinarsi con l'augurio che si possa uscire presto dalla pandemia e che la Sicilia si affermi come regione protagonista nel cuore del Mediterraneo. Sentiamo. Ancora un anno difficile si sta chiudendo per i siciliani a causa del Covid che continua a mordere. È stato un anno difficile, non ne usciremo presto, però al vaccino non c'è alternativa, ormai lo abbiamo compreso. L'80% dei ricoverati in terapia intensiva non ha mai fatto un vaccino, segno evidente che abbiamo il dovere, piaccia o no, di fare la prima, la seconda dose e poi di metterci in regola con la terza dose. Noi siamo ottimisti, fiduciosi, sta crescendo il numero dei nuovi vaccinati, segno evidente che la fascia dei Novax ha compreso che bisogna avere fiducia nella scienza. In compenso noi dobbiamo non chiudere gli esercizi commerciali, dobbiamo tenere aperto, resistiamo, finora siamo in zona bianca ma presto andremo in zona gialla ed è chiaro che tutto dipende dai comportamenti singoli e collettivi di ciascuno di noi. Ecco, a questo punto un augurio di speranza per il nuovo anno a tutti i siciliani. Sì, sì, l'augurio è non solo di speranza ma anche di credere nella certezza che questa terra, la Sicilia, può benissimo uscire dalla condizione di difficoltà in cui si trova ormai da 30-40 anni e poter guardare alle regioni del nord con ottimismo, guardando negli occhi anche chi finora ha creduto che noi si fosse marginale rispetto ai processi di crescita. Noi stiamo crescendo, siamo una regione che ha tutte le carte in regola per poter diventare il cuore del Mediterraneo, ma dobbiamo crederci tutti. Da solo il governo regionale non ce la può fare, serve che tutti ci si convinca che la Sicilia può diventare grande e importante. Cambiamo argomento. L'ASP di Palermo ha attivato oggi alla Casa del Sole di via Roccazzo di Palermo in via Monsignor Domenico Mercurio, ex pretura Partinico, lo screening di massa per il coronavirus in modalità drive-in. Il drive-in di oggi, appunto perché la Casa del Sole già si presta molto bene, così come è stato fatto anche precedentemente nel lockdown sia del 2020 che del 2021, a fare un drive-in per quanto riguarda i tamponi e quindi la gente che si viene qui a fare il tampone, immediatamente viene fatto un tampone rapido, entro un quarto d'ora si ha l'esito, nel caso in cui il tampone rapido risultasse positivo immediatamente faranno il molecolare nella stessa seduta e poi si attiveranno tutte le pratiche dei soggetti. La situazione è veramente, come voi stesso potete vedere, di file chilometriche che già da qualche giorno sono state anche alla fiera e che l'azienda sanitaria adesso con l'apertura anche del drive qui della Casa del Sole, ma in prosieguo ci saranno altri drive che si apriranno anche in provincia, cerchiamo di collaborare tutti come un'intera famiglia sanitaria che collabora per il bene dell'umanità. Però loro possono fare il tampone, noi verifichiamo intanto se sono soggetti attraverso il Green Pass che si sono vaccinati e quindi possono avere il tampone gratuitamente, eventualmente gente non vaccinata si presentano con una ricevuta di pagamento del tampone e gli viene anche fatto. L'unico giorno in cui saremo chiusi gli hub è il drive sarà domani, giorno 1, da domenica di nuovo, ogni giorno saremo dalle 9.
siamo arrivati all'incirca verso le 5:30, 5:20, 5:30 da stamattina. E niente, abbiamo trovato tutto questo disagio. Però purtroppo abbiamo visto che c'è soltanto un operatore, le macchine sono in troppe. Sapendo quello che c'è a Palermo e con questa epidemia, magari si dovevano organizzare meglio per quanto riguardava i tamponi, perché giustamente, essendo con questa pandemia che c'è, giustamente era buono avere 3-4 operatori che facevano i tamponi per magari fare defluire meglio la fila. No, per scrupolo, perché è meglio controllarsi ed evitare di espandere questa pandemia. Aspettavo, visto i contagi appunto che si sono registrati, che ci sarebbe stato questa affluenza, purtroppo con un contatto diretto, per cui per scrupolo e non solo, perché comunque ho avuto qualche sintomo, per cui mi ritrovo qui sperando che l'esito chiaramente dico sia negativo. Sarà operativo da lunedì un nuovo centro per i tamponi rapidi gratuiti ai cittadini presso l'Istituto Zooprofilattico di Via Marinuzzi a Palermo. Assolutamente un grandissimo risultato, sono estremamente contenta, come dire, di poter in qualche modo dare questa informazione all'utenza, ai cittadini palermitani e anche a quelli dell'Interland, perché qui sorgerà il nuovo drive-in che darà supporto a quello che già viene fatto in Fiera del Mediterraneo con il commissario Costa, grazie alla volontà anche dell'assessore Razza, che ha immediatamente colto il mio grido d'appello rispetto a quello che sta succedendo in questi ultimi giorni. Tantissimi cittadini si riversano presso le farmacie, presso i centri, appunto il centro della fiera, con difficoltà incredibili per i tempi d'attesa e anche purtroppo per la difficoltà anche nei tempi per avere l'esito dei tamponi. Allora credo che questa sia una realtà estremamente importante, perché valorizziamo ciò che già abbiamo, l'Istituto Zooprofilattico, che è una grande realtà dal punto di vista proprio tecnico e scientifico, e dall'altra la possibilità di poter servire un'altra parte della città e un'altra porzione di territorio che vedrà appunto la possibilità di fare 500 tamponi al giorno, sia rapidi che molecolari, ma quello che è importante è che verranno fatti gratuitamente. Io rappresento l'Istituto Zooprofilattico, che ancora una volta, quando viene chiamato ad aiutare la collettività, è pronto. Noi abbiamo già fatto grandi esperienze nel processamento dei tamponi, dove siamo stati i primi in assoluto per quantità e per qualità. Oggi siamo chiamati a dare un ulteriore contributo per alleggerire la tensione che soprattutto grava sulla fiera e su altre strutture secondarie. La nostra professionalità, che è formata da biologi e veterinari, che sono quelli che avranno un ruolo e un'opportunità di crescita professionale unica a livello siciliano. Sarà cura nostra occuparci anche delle varianti che verranno recuperate e che sono in corso di approfondimento e che poi noi custodiamo all'interno di una biobanca che è unica nell'ambito dell'Italia meridionale, per cui per noi è veramente un onore e un piacere poter contribuire ad aiutare la collettività siciliana. Quindi in istituto verranno processati 500 campioni al giorno. È possibile effettuare la prenotazione per giorno e per fascia d'orario. E questo eviterà il formarsi di grandi file di macchine e di creare un aggravio al traffico del quartiere Cuba Calatafimi. Il tampone è destinato al cittadino vaccinato e sarà gratis. Questo è un buon esempio di cooperazione tra le istituzioni, perché qui la Regione, nonché l'Istituto, ma anche il Comune di Palermo hanno collaborato, perché veramente in pochissime ore si sta dando vita a un esperimento che crediamo e speriamo che sia utile ai cittadini palermitani e quelli dell'Interland. Code e disagi negli hub vaccinali, decine di segnalazioni di lavoratori e pensionati alla CISL Messina. Il segretario generale Antonino Alibrandi scrive al commissario per l'emergenza Covid, al prefetto e al sindaco. Tempi troppo lunghi, assembramenti pericolosi, scarsa comunicazione. Sentiamo. Abbiamo mandato questa nota al commissario Firenze perché riteniamo sia fondamentale far arrivare quali sono i disagi che la comunità, sia del lavoro che della società civile, sta vivendo in un momento che la pandemia sta dando il massimo impulso da parte sua, quindi aumentando i contagi e quant'altro. Riteniamo di dover chiarire che il nostro punto di vista non è legato alla professionalità
che riteniamo molto alta di chi sta all'interno dell'ASPA, all'interno degli ospedali, all'interno delle strutture che stanno gestendo l'emergenza pandemica, personale che noi ringraziamo costantemente. Però sicuramente c'è una riflessione da aprire sull'aspetto organizzativo, perché è inaccettabile che ci siano delle dinamiche che ci sono state riportate, ma dall'altro lato alcune le abbiamo anche viste in prima persona, dove ci sono assembramenti nei luoghi dove invece dovrebbe essere garantito il distanziamento, soprattutto per evitare contagi, persone che hanno difficoltà ad avere in maniera rapida tutto quello che è la certificazione legata all'assenza dal lavoro, tutto quello che è legato all'aspetto anche del Green Pass. Abbiamo avuto delle segnalazioni di persone in quarantena che hanno avuto addirittura consegnato il Green Pass dopo il tampone, che grazie a Dio ha avuto esito negativo. Quindi sono delle, non voglio dire disattenzioni, ma delle situazioni che vanno affrontate, e come CISL vogliamo dare un contributo, se possiamo, per quello che potrà essere migliorare queste cose. Quindi riteniamo molto importante un intervento immediato per sistemare queste questioni e che mettano a garanzia la comunità, perché se no così rischiamo di continuare ad aumentare anche la diffusione in quei luoghi dove invece la gente dovrebbe essere ancora più protetta. Quindi come CISL questa è la posizione e quello che abbiamo chiesto al commissario Firenze. Speriamo di poter avere un incontro per chiarire ancora più dettagliatamente tutte le questioni che abbiamo riscontrato di disagio e di difficoltà della comunità e dei lavoratori. Parliamo ancora di tamponi e ruolo nelle farmacie. A Messina mancano quelli fai da te. Ascoltiamo Giovanni Crimi, presidente della Federpharma. Per quanto riguarda i tamponi, quelli di autotest, cioè quelli da fare a casa, rispetto ai tamponi rapidi che vengono effettuati in farmacia, sì, c'è stata una carenza, proprio perché c'è stato il boom, magari la gente preferisce farsela a casa, pensa di, così di non essere tracciato e così via. Questa è una cosa, diciamo, che il governo secondo me dovrebbe limitare. Io sono contro a queste cose, però dal punto di vista commerciale, finché c'è la possibilità di farlo, ognuno cerca di gestirsi come può. Diciamo che i tamponi, da quando si sono fatti in farmacia, hanno avuto un prezzo abbassato. Sappiamo che l'anno scorso solamente, prima ancora che si potessero fare in farmacia, un tampone rapido costava intorno ai 30-40 euro. Oggi costa 15 euro e quindi fino a 15 euro, e quindi diciamo c'è stato un calmeramento del prezzo. Logicamente il lavoro che il farmacista fa, che è un lavoro impegnativo e rischioso, dico, va remunerato nella maniera corretta. Se non ci fossero state le farmacie oggi a fare i tamponi, sarebbe imploso il sistema, perché praticamente impossibile riuscire a fare un gran numero di tamponi giornalieri. Noi nel periodo di Natale abbiamo fatto più di 4.000 tamponi come farmacie in città, quindi alla fine il sistema pubblico non ce l'avrebbe potuto fare né ora né mai e sarebbe imploso. E questo è, io sono orgoglioso di quello che stanno facendo i miei colleghi, perché abbiamo dimostrato che le farmacie sul territorio ci sono, danno un servizio importante per l'utenza, i cittadini si fidano sempre di più delle farmacie e sono contenti del lavoro che noi svolgiamo anche con i vaccini. Dico, in farmacia si fanno i vaccini, si fanno anche i vaccini antinfluenzali, e quindi stiamo dando veramente una grossissima mano d'aiuto a questo periodo pandemico che purtroppo è un momento, diciamo, che non sarà breve ancora e dobbiamo affrontarlo con maggiore consapevolezza e dobbiamo convincere le persone a vaccinarsi. Filippo Fordellone, segretario nazionale SINALP, comparto Federazione Medici e Sanità, mette in evidenza le criticità causate a medici e pazienti dalla pandemia. I numeri dei contagi quotidiani sono sotto l'occhio di tutti e quindi noi alacremente continuiamo a lavorare ed impegnarci per tutelare e salvaguardare quello che è il nostro bene più prezioso, ovvero il paziente. Quindi remiamo sempre nella condizione della tutela della salute. È chiaro che non vorremmo continuare ad essere considerati eroi, e questo lo dico diciamo tra le righe. Non siamo degli eroi, ma facciamo solo il nostro dovere quotidiano, quello per cui abbiamo giurato e continuiamo a giurare quotidianamente davanti a Ippocrate. Quindi la deontologia non è un'autoria, e la scienza medica è qualcosa che ci impegna nel quotidiano con professionalità e con dedizione. Però voi lamentate di fatto scarsa attenzione da parte del governo in questo caso?
Diciamo che noi lamentiamo scarsa attenzione e soprattutto scarsa considerazione visti gli impegni profusi, e questo lo dico anche a nome e per conto della sigla sindacale che rappresento, cioè non ci sono sigle sindacali di serie A e di serie B, siamo tutti orientati nella stessa direzione della salvaguardia della salute. Noi abbiamo provato più volte ad interagire con le istituzioni, anche perché abbiamo stilato una proposta di legge per l'abbattimento delle liste d'attesa, che siamo pronti a mettere sul tavolo delle istituzioni, del governo, e a confrontarci con loro. È chiaro che il nostro è un tecnicismo sanitario, va legiferato, va valutato dal punto di vista giuridico, ma penso di poter dire, visto che ho lavorato proprio io alla stesura di questa proposta negli ultimi 3 anni, penso che possa essere non una soluzione definitiva, ma l'avvio della risoluzione di alcune problematiche per quanto riguarda almeno la sanità ambulatoriale. Aggiungo che in un momento difficile come quello che abbiamo affrontato negli ultimi 2 anni non è solo un problema legato alle liste d'attesa, il problema è legato, giustamente si è dato priorità alla pandemia e si è trascurato quello che era in itinere dal punto di vista dei piani terapeutici, e quindi tanti pazienti si sono visti in un attimo ridurre quelle che sono le aspettative di un miglioramento della qualità della propria salute. Ovviamente, e ripeto giustamente, le istituzioni hanno dato priorità a un'emergenza pandemica senza precedenti e che ne necessitava di tutte le attenzioni. La Regione chiude l'anno senza un bilancio. L'Aula si risolve in pochi minuti, impossibile incardinare il DDL sull'esercizio provvisorio, presentato solo mercoledì dal Governo. L'attacco delle opposizioni, sentiamo. Ci troviamo a chiudere l'anno senza un bilancio, neanche provvisorio, centinaia di capitoli vuoti senza un euro, spesa bloccata, proroghe non concesse, tanto per fare un esempio i lavoratori dell'ex Aras, stipendi non pagati, dipendenti di Sicilia Digitale, decreti di cofinanziamento dei fondi europei fermi perché privi di copertura. Una situazione paradossale che preoccupa molto, non so come si possa dare una giustificazione a tutto questo. Lo ha dichiarato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri durante il suo intervento in un'aula deserta e nel corso di una seduta conclusasi nel giro di pochi minuti. L'Assemblea non ha potuto infatti incardinare il disegno di legge sull'esercizio provvisorio presentato solo mercoledì dal Governo regionale e poi assegnato alla Commissione Bilancio. Per il quinto anno consecutivo, ha detto Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Ars, la Sicilia si ritrova a fine anno senza bilancio né legge finanziaria. E questo governo regionale, che Musumeci si ostina a definire unito, fino ad oggi non è stato neppure in grado di far esaminare in tempo utile l'esercizio. Anche Claudio Fava del gruppo misto ha attaccato la Giunta. Doveva essere il governo che avrebbe riportato ordine nella disastrosa condizione dei conti della Regione. Oggi prendiamo atto dell'impossibilità finanche di votare l'esercizio provvisorio. Il governo Musumeci si comporta come quello scolaro che non ha fatto i compiti e accampa le scuse più strampalate. Bocciato. L'Ars ha quindi rinviato a metà gennaio il via libera alla legge che permette al governo di spendere ogni mese almeno un 1/12 del budget annuale. La spesa comunque non resta bloccata, solo che il governo può coprire solo le uscite obbligatorie, stipendi e pensioni in primis. Tutto il resto è rinviato a dopo il 12 gennaio, per quanto comunque in modo parcellizzato. Un capodanno all'insegna della sobrietà. Considerato l'altissimo numero di positivi a Palermo, il nuovo anno sarà salutato tra le mura domestiche e numero ristretto. L'ultima cena dell'anno in famiglia, ma molto ristretta, onde evitare le problematiche dovute purtroppo al Covid. Quindi non c'è per me alternativa a questo, mio malgrado. A casa. In famiglia. Ci vanno a fare la spesa per questa sera. Diciamo, tra i nostri amici c'è già qualcuno positivo. Meglio a casa. In albergo ci siamo andati a comprare insalatina di polipo, caponata, una roba proprio semplicissima, turistici. Ho deciso di venire qua e tempo bellissimo, città meravigliosa. Senza assembramenti, senza niente, senza andare in posti, come dire, no? Pericolosi in questo momento. Abbiamo ancora voglia di fare tante cose, per cui, come dire, è meglio evitare. Arrestato dalla polizia con 40 dosi di cocaina, l'episodio è avvenuto nel quartiere Sperone di Palermo, oggetto di diverse operazioni delle forze dell'ordine, messe a segno nelle scorse settimane per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel quartiere Sperone di Palermo, dove nei mesi scorsi si sono susseguite numerose operazioni delle forze dell'ordine che hanno eseguito decine di arresti legati alle presunte attività di spaccio. Negli ultimi anni, più volte, lo Sperone è stato definito un market a cielo aperto per la vendita di droghe di tutti i tipi. Logisticamente, anche la posizione alle porte della città favorisce l'accesso anche a chi proviene da fuori Palermo, che non è costretto a entrare in città per rifornirsi di stupefacenti. Un ulteriore sequestro eseguito alla Polizia di Stato nei giorni scorsi che ha arrestato un noto pusher in possesso di 40 dosi di cocaina già confezionate. Nel dettaglio, una pattuglia del commissariato di Brancaccio durante le prime ore della mattinata nel corso di un passaggio in via Padre Spoto ha notato su strada un individuo 29enne conosciuto per i suoi notevoli precedenti in materia di stupefacenti. Quando i poliziotti si sono apprestati a effettuare un controllo, il malvivente è fuggito verso via Messina Marina. Ne è scaturito un breve inseguimento che si è concluso quando i poliziotti lo hanno raggiunto. A quel punto, in base a quanto messo in evidenza dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe gettato sotto una vettura parcheggiata diversi involucri poi recuperati. All'interno degli involucri sono state rinvenute e sequestrate 40 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7 grammi già confezionate e pronte a essere spacciate. Il malvivente è stato tratto in arresto, il provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria. Indagini sono in corso per risalire fornitori e eventuali destinatari all'ingrosso dello stupefacente. Cambiamo argomento. Tram a Palermo. L'assessore alla mobilità Giusto Catania risponde a chi ha sostenuto in consiglio comunale che la società incaricata di fare verifica del progetto del sistema tramviario avrebbe dichiarato il progetto non approvabile. Sentiamo. Chi afferma che il rapporto intermedio del verificatore sul sistema tramviario della città di Palermo rappresenti una bocciatura sta dicendo una menzogna, una fandonia. Perché non è scritto da nessuna parte che il sistema tramviario viene bocciato, anzi, il verificatore chiede alcuni chiarimenti, chiede un supplemento di documentazione e scrive esplicitamente che il riscontro positivo a queste richieste saranno propedeutiche alla proposizione positiva da parte del verificatore. È evidente che siamo davanti a una campagna di screditamento e di mistificazione contro il tram. Ed è evidente che la credibilità di chi dice queste cose è ormai ridotta al lumicino. Credo che la stessa consigliera abbia annunciato decine di volte la bocciatura del tram e puntualmente è stata smentita da tutti i pareri positivi che sono arrivati dagli enti che hanno dovuto valutare il tram. Anche questa l'ennesima bugia. Credo che bisogna intervenire perché questo atteggiamento, queste continue bugie che vengono dette in Consiglio Comunale rischiano di screditare le istituzioni della città di Palermo. Nicolò Mannino, presidente del Parlamento Internazionale della Legalità, traccia un bilancio sulle attività svolte durante l'anno. Tante iniziative in cantiere già pronte a partire dall'inizio del 2022. Un anno difficile a causa della pandemia, ma numerose sono state le iniziative che lei ha portato avanti. Iniziative portate avanti grazie a uno staff meraviglioso che è il Parlamento della Legalità Internazionale, con la preziosa collaborazione del vicepresidente Salvatore Sardisco, della coordinatrice dello staff di segreteria, la signora Elga Guardì, insieme a Vito Lucchesi, Adriana e tantissimi giovani. Abbiamo avuto la gioia di condividere quello che è un progetto che, credetemi, non ha avuto paura del Covid. Nonostante il Covid, nonostante tutte le misure osservate nella massima oculatezza, noi siamo riusciti a realizzare tre convegni, tre realtà meravigliose, intanto continuando a fare gli incontri in giro per l'Italia e parlare ai ragazzi anche via web, attenzione, questo l'abbiamo fatto in tutte le forme, però non possiamo non ricordare il grande convegno nel ricordare proprio la figura di Rosario Livatino, testimoni credibili per una cultura di riscatto vissuta a luglio alla Casa del Sorriso a Monreale, dove è stato realmente un momento di grande riflessione insieme anche agli amici dell'Università ISFO. Quindi ringrazio il dottore Vincenzo Mallamaci e poi il grande convegno che abbiamo vissuto il 3-4 settembre a Poggio San Francesco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi non ultimo quello del 17 dicembre
avendo fatto questo messaggio forte che riguarda la tutela dei bambini, no? Lasciatevi interpellare dall'innocenza dei piccoli, con la partecipazione di Piera Maggio, poi anche Zakia Saddichi, la moglie di Luca Attanasio, Manuela Arcuri, e per questo voglio ringraziare Nadia Bravo per aver collaborato con noi. Allora, vedete, il nostro movimento ha un entusiasmo che è meraviglioso, mi permetto di dire contagioso, perché noi proponiamo quelli che sono tematiche a favore della vita, non ultimo il libro, che sta avendo un grande successo, infatti prossimamente a inizio di anno saremo ad Adrano, che ha come titolo "Non li tradite, sono innocenti, i giovani sanno ancora sognare". Il Parlamento della legalità ha una ricetta: essere gioiosi, propositivi, entusiasti, non avere scopi di lucro, ma essere semplicemente, come amava dire padre Pino Puglisi, se ognuno fa qualcosa, sicuramente il bellissimo mosaico della vita riesce a brillare di luce propria. Io desidero, a nome di tutto il Parlamento della Legalità Internazionale, ringraziare, ve lo dico col cuore, intanto Tele One, nella persona del suo direttore Giuseppe Speciale, che, ci tengo a dirlo perché lui è una persona molto riservata, ha ricevuto dall'Università di Spoa, proposto da me ovviamente, la laurea honoris causa proprio per il mondo della comunicazione. E poi vi anticipo subito una cosa molto bella: siamo pronti a partire in un 2022 con un progetto formativo culturale che coinvolgerà non solo l'Italia ma anche le altre nazioni fuori l'Italia, quindi il Cairo, l'America, la Costa d'Avorio, per ricordare i 30 anni delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Parliamo di spettacolo, doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo per festeggiare in musica l'arrivo del 2022. In Sala Grande si esibiranno le formazioni giovanili della Massimo Youth Orchestra e della Cantoria e alle 18.30 l'orchestra del teatro diretta dal maestro Omer May Welber. Vediamo. Doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo per festeggiare in musica l'arrivo del 2022. Saranno i giovani musicisti della Massimo Youth Orchestra e le voci bianche della Cantoria a dare il benvenuto al nuovo anno con A New Year of Smiles, un concerto festoso in matinée alle ore 11, che dopo l'esecuzione dell'Ouverture Fantasia di Romeo e Giulietta di Tchaikovsky dedica il programma all'operetta viennese e a quella francese. Sul podio dell'orchestra il maestro Michele De Luca e a dirigere il coro il maestro Salvatore Puntu. E sempre il 1° gennaio, ma alle ore 18.30, l'appuntamento è con l'ormai tradizionale concerto di Capodanno, che vedrà sul podio in Sala Grande il direttore musicale Omer May Welber dirigere l'orchestra del Teatro Massimo e il coro guidato dal maestro Ciro Visco. Ospite d'eccezione è il basso uruguaiano Erwin Scrott, interprete di riferimento a livello internazionale per i ruoli come Don Giovanni e Leporello. Il variegato programma propone arie famose e pagine sinfoniche e corali di opere importanti, come le danze polovesiane del principe Igor, ma sono previste anche pagine di ascolto più inconsueto, come l'intermezzo dai gioielli della Madonna di Wolf Ferrari, o altre più popolari, come le canzoni Besame Mucho o Oblivion, il Tango Nuovo di Astor Piazzolla. Ancora spettacolo, parte a gennaio la rassegna Comici da Legare 2022 al Cineteatro Colosseum di Palermo. 5 spettacoli di cabaret, uno al mese, con artisti provenienti da celebri programmi TV. Ascoltiamo le interviste ai protagonisti. Dal 14 gennaio al Cineteatro Colosseum di Palermo parte Comici da Legare, 5 spettacoli di cabaret, uno al mese, prodotti da Trump Management, con artisti provenienti da celebri programmi TV, regaleranno al pubblico ore di sane risate. Ad inaugurare la rassegna venerdì 14 gennaio sarà la comicità del poliedrico artista Maglio Dovì, con lo spettacolo Facce Ride Show, un racconto inanellato di battute su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Questo è uno spettacolo che racchiude il meglio del meglio, tutto quello che abbiamo raccolto in questi giorni, in questi mesi, in questi anni. E quindi, siccome è una missione regalare un sorriso, anche noi dobbiamo guadagnare, perché io non è che ho fatto altri lavori, e quindi ci siamo lì, e quindi diciamo sono fiero e felice di fare parte di una rassegna che non si rassegna, e quindi combattiamo sul palcoscenico per conquistare battute, con le battute nostre e le battute di mano del pubblico.
Quindi è una rassegna che non si rassegna. Il 18 febbraio sul palco del Teatro Colosseum sarà in scena il giovane comico Chris Klun con lo spettacolo L'ultimo uomo sulla terra, dove descrive in maniera comica la sua infanzia, il rapporto con la famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo. È uno spettacolo da monologhista dove parlo della mia vita, del mio rapporto con i genitori, della Francia, dei lavori che ho fatto e anche del giro il mondo, dei viaggi che ho fatto per il mondo. Spesso mi viene detto che io sono il linguaggio del popolo, la gente dice quello che non dico io lo fai tu ed è virale, appunto. Venerdì 11 marzo sarà la volta di Giovanni Cacioppo con lo spettacolo Ho scagliato la prima pietra. Lo show vuole essere un'analisi di costume e di abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattati in chiave ironica. L'8 aprile Paolo Migone si esibirà con il suo spettacolo Completamente spettinato. In questo speaker show Migone racconta l'eterno gioco tra uomini e donne in chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva. Chiude la rassegna il 29 aprile Davide Tusa, in arte Mago Plip, con il suo Mago Plip Show, uno spettacolo di magia concepito e realizzato fuori dagli schemi tradizionali. Ripartiamo insieme in questo periodo particolare, venite in teatro, voi insomma lasciate i pensieri a casa, noi invece abbiamo veramente tanta voglia di farvi divertire. La comicità in questo momento assume un valore maggiore, perché? Perché ci permette di sbagliarci un pochettino, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buone feste e vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News.